Ciao a tutti da Svacco Forniture e da Matteo, bentornati di nuovo sul nostro canale. Oggi dimentichiamoci della sobrietà, dimentichiamoci di dispositivi facilmente trasportabili, di dispositivi piccoli e tascabili. Abbiamo spento gli allarmi antincendio e i rilevatori di fumo perché oggi tocca al TFV12. Come lo definisce la Smoke stessa? Vi faccio vedere sulla scatola. Il re delle bestie da cloud. Poche parole, velocissime, poi andiamo a vederlo subito da vicino e beh, in questo caso una prova di nebbia, direi che è quanto mai dovuta. 27 mm di diametro, 66 mm di altezza escluso il pin 510, 91 grammi a secco, possibilità di montare 4 tipi di coil, quella installata è la T12, insomma 12 coil. Sono 6 giri di coil, una sopra e una sotto. Che dire, fantastico. Andiamo subito direttamente a vederlo da vicino e poi torniamo qui per annebbiare la stanza. A dopo. Bene, eccoci qui per vedere lo Smoke TFV12 da vicino. Questa è la scatola in cui vi arriva. Immagini di le tre coil che contiene la scatola. Abbiamo la T12, la X4 e la Q4. La Q4 vi ricordo che è quella più tranquilla delle coil montabili sul TFV12. Ovviamente cosa include la confezione della scatola e qui sotto ovviamente il seriale con lo scratch per l'autenticità del prodotto. Classica sleeve Smoke, apriamo la scatola e troviamo il TFV12, ovviamente già pieno di liquido, che è quello che poi sto usando per la recensione. Qui dentro, stavo dicendo, ho montato la T12, una coil da 0,12 ohm capace di raggiungere i 350 watt. Smoke dà il best fra i 180 e i 200 watt. Sinceramente provata sotto i 100, 180 watt, 140 watt, 130 watt, veramente rende veramente poco. Togliendo questo, troviamo ovviamente il manualetto, un vetro di ricambio, vari o-ring, la coil, qui abbiamo la, voilà, la metto a favore di camera, la X4, quindi una quadrupla coil da 0,15 ohm, e la Q4, che tranquilla, rimane comunque una coil da 0,15 ohm. Come vi dicevo, 27 mm di diametro, 66 mm di altezza, escluso il tip. Per ricaricare il vostro TFV12 semplicemente chiudete l'aria, fate scivolare di lato, aprendo di lato, ruotando di lato il cap. Questo ovviamente è il passaggio dell'aria, quindi state attenti a non mettere il liquido qua dentro. Versate il liquido in quest'asola. La prova della recensione viene fatta con il Vapor Bay Daytona, un nuovo liquido che inseriremo a breve a catalogo. Vi mostro un attimo che tranquillamente ci passa il beccuccio della pipetta in vetro e potete riempire tranquillamente senza grossi problemi. Chiudete fino al click, riaprite l'aria, montate il TFV12 sulla vostra box e potete svapare in tutta pace e serenità. Ora torniamo in quadratura larga e facciamo una prova dovutissima di questo TFV12. Rieccoci qui. TFV12 montato su i Joy Maxo Quad. 200 watt. Iniziamo così. Come dicevo prima, ho montato la T12. Saliamo. Duecentocinquanta. E per finire, 315 watt. Il valore estremo che questa box può dare. La coil arriva fino a 350 watt, l'iMaxo purtroppo fino a 315.
direi impressionante. Tre tiri, ho annebbiato la stanza. Rapidamente, a chi lo consiglio? Agli amanti del cloud. Agli amanti del cloud spinto. Qualsiasi tipo di coil è comunque da spingere intorno ai 170-180 watt, 160 watt. La Q4, che è quella diciamo più tranquilla, quella quasi da flower. Ricevo consigliato a tutti, ovviamente va montato su una box che è in grado di erogare le potenze necessarie a far evaporare il liquido in queste coil gigantesche, ovviamente il tutto a discapito della portabilità e della maneggevolezza di un dispositivo, ma d'altronde se volete il re delle bestie da cloud dovrete essere disposti a portarvelo anche in giro, il re delle bestie da cloud. Un saluto a tutti e... alla prossima!